Allora riprendiamo proprio da dove abbiamo lasciato ieri la nostra conversazione, ce l'avevamo lasciati con l'Anvers e l'Androis, la sua prima opera pubblicata, pubblicata in 350 esemplari e viene subito esposta alla libreria L'Evraire Richesse, che è un punto d'incontro uh, degli studenti d'Algeri. E dopo questo esordio lui si mette subito con entusiasmo a scrivere altri racconti consacrati alla sua terra natale dove domina onnipresente la luce, quella luce della sua infanzia. In estate però, visto che la tubercolosi non lo abbandona, in estate eh, si mette subito a scrivere altri racconti ma eh, mentre è in viaggio, in viaggio per ragioni di salute e va a Parigi, a Marsiglia... In Alta Savoia, attraversa le Alpi, arriva in Italia fino giù a Firenze. Poi a settembre torna ad Algeri dove eh, decide di separarsi definitivamente dalla sua prima moglie. La separazione è dovuta. A quei dissapori, questo matrimonio malassortito che fin da subito gli aveva creato dei problemi anche per la forte dipendenza uh, dalle droghe della moglie, ma soprattutto la separazione: si è deciso a separarsi uh, dalla moglie perché nel frattempo ha incontrato una fan fatale, uh, Christian Galindo. Ovviamente è una donna bella, bruna, abbronzata, figlia di una professoressa che si mette volentieri alla macchina da scrivere per battere i primi manoscritti del suo amante. E questa donna, come del resto tutte le altre, attraverseranno eh, continuamente la vita di Albert Camus. Intanto però è entrato in piena polemica con il Partito Comunista, eh, il Partito Comunista che ha adottato una politica violentemente anticoloniale e eh, che ha una visione della questione musulmana eh, a lui non, eh, che non trova tanto accordo nel suo pensiero. Camus non ebbe mai una grande attrattiva per le teorie marxiste e questo suo atteggiamento distaccato anche nei confronti uh, del comunismo lo portò chiaramente spesso a discussioni, discussioni uh, con uh, i suoi compagni uh, di partito e discussioni che poi avevano reso uh, al centro di aspre critiche a volte anche molto mh, violento, violente. L dopo avere difeso i musulmani nazionalisti, contro il parere uh, di Mosca, uh, lui viene trattato come un deviazionista. Sapete che il Partito Comunista, soprattutto di quegli anni, è praticamente completamente al servizio dell'Unione Sovietica e tutto quello che non è conforme al pensiero dettato dall'Unione Sovietica viene visto come dev deviazionismo, cioè qualcosa che va al di fuori dei canoni. E quindi lui, eh, verso la fine dell'anno, decide di rompere definitivamente con quel partito che non aveva mai sentito. Come suo e il partito chiaramente eh, decide che eh, sono loro che lo espellono dal partito come agente provocatore addirittura come trotskista che era ai tempi l'infamia più grossa essere un seguace del pensiero di trotsky che come sapete era stato eh, l'acerimo eh, nemico, dopo aver collaborato alla, eh, alla rivoluzione, eh, l'acerimo nemico di Stalin e da Stalin fatto assassinare un esilio in Messico. Uh, ma è in questo momento che incontra un'altra donna della sua vita, un'altra uh, bella donna che è Francine Faure. Uh, nata a Dorano, anzi nata e vive a Dorano, che diventerà poi più tardi la sua seconda moglie. Lei uh, è un eccellente pianista, oltre che un'appassionata di matematica. Guardate che tante volte le cose sembrano uh, in antitesi, mentre invece. Eh, sapete meglio di me forse che la musica è anche eh, quasi un'espressione della matematica, perché la notazione musicale è molto vicina ai concetti matematici. Per cui, eh, molti matematici sono stati degli appassionati di musica, di musica classica. Lei si dilettava al piano, addirittura eh, a lui, a Camus, è rimasto affascinato nel sentirla suonare Bach. E in una lettera a proposito proprio del compositore tedesco, scrive: Bisognerebbe sapere scrivere come lui, ma ci vuole un cuore puro, e è la sola cosa al mondo che io non riuscirò mai ad avere. Eh, C'è anche un'altra forza che eh, non riuscirà mai ad avere: quello di resistere alle donne. Francine, bella, con delle guance. Pronunciate, piena di gioia, per niente malinconica, sa farsi desiderare e colpisce il giovane Camus appena reduce da quella sua delusione del primo matrimonio. Uh, lui, lasciata la Casa della Cultura, ormai non più appartenente al Partito Comunista, si ritrova uh, di fatto disoccupato e annota sul suo diario: Voglio scrivere la storia di un uomo. Che si rende conto di quanto sia estraneo alla propria vita. Il teatro, però, è sempre stata la sua grande passione e anche l'occasione, l'occasione migliore per lui, per incontrare anche altre donne. Abbandona così il Teatro du Travai, fondato dal Partito Comunista ai tempi, e nel 1937 fonda un suo teatro, il Teatro de dove rappresenta i fratelli Karamazov. Uh, nel frattempo inizia una nuova relazione con una poetessa attrice, quella che vedete qua con questa, con questa capigliatura importante, si chiama Blanche Valin, e è una giovane attrice polarizzata da questo giovane Camus, tubercolottico ma infaticabile. Eh, che si spende perché il suo teatro abbia successo. Il suo impegno teatrale infatti si intensifica, partecipa a una tournée di 15 giorni che attraversa tutta l'Algeria e poi verso la fine dell'anno eh, diventa direttore di una collana mediterranea eh, di un editore algerino. Camus ha 25 anni e approfondisce ancora di più il suo interesse per la filosofia, legge Nietzsche, Kierkegaard, ma anche tanti altri autori, soprattutto anglo-americani. Siamo nel 1938 e conosce Pascal Piat, uno scrittore che era stato apprezzato addirittura da André Marot e che è caporedattore di Alger Républicain. Uh, il, uh, la, diciamo, il foglio più importante uh, della stampa uh, algerina e lo assume, lo assume come redattore. Come uh, giornalista scriverà qualcosa come 150 articoli specializzandosi uh, proprio nei reportage, nei resoconti dei grandi processi e in tanti reportage sui vari aspetti della realtà. Algerina. Il giornale si batte per la riforma del regime coloniale e è in prima linea contro le idee del fascismo e del nazismo che imperversano in tutta Europa. Camus è particolarmente sensibile alla causa dei repubblicani spagnoli ai quali si sente molto vicino per quel legame affettivo, la Spagna è la patria della madre e inizia anche da quel giornale la sua battaglia, la sua battaglia personale contro lo sfruttamento degli arabi. Nei suoi articoli denuncia la situazione Uh, dei nordafricani che lavorano in Francia e dello stato di miseria in cui vengono tenuti nel loro paese uh, per la politica colonialista francese. Sta preparando anche un'inchiesta sulla cabiglia, uh, Misère de la cabiglie, vedete qua il titolo del, uh, di questo foglio, l'ho preso perché è proprio così si intitola la sua serie di denunce sulla miseria in cui versa, questa regione dell'Algeria. Ma nel 1939 esce una sua nuova raccolta di racconti che si intitola Nos, Nozze, eh, che celebrano la sua Algeria natale tramite le sue riflessioni eh, su questa esaltazione che gli crea la bellezza naturale delle vestigia presenti in Algeria. Il racconto forse più conosciuto è Nos A sono le rovine romane, che vedete qua, le rovine romane che sotto il sole davanti al mare celebrano le nozze dell'uomo con il mondo. E Camus evoca quindi la bellezza di questo angolo di terra unico, dove fa l'esperienza in una luce sempre nuova di questo istante di eternità. In primavera ti passai abitata dagli dei, e gli dei parlano nel sole e nell'odore degli assensi, nel mare corazzato d'argento, nel cielo di un blu crudo, tra le rovine coperte di fiori e nelle grosse bolle di luce fra i mucchi di pietre. In certe ore la campagna è nera di sole. Gli occhi tentano in vano di cogliere qualcosa che non siano le gocce di luce e di colore che tremano sulle ciglia. Il voluminoso odore delle piante aromatiche raschia in gola, soffoca nella calura enorme. All'estremità del paesaggio posso vedere a stento la massa scura dello Chinois che alla base tra le colline intorno al villaggio. E si muove con ritmo deciso e pesante per andare ad accosciarsi nel mare è proprio la foto che vedete ecco quello là in fondo è lo scenoa che degrada nel mare e qui davanti ci sono le rovine questi sono eh, sono due edizioni eh, vedremo come eh, anche recentemente ormai questa prima raccolta viene sempre Uh, unita alle te di cui parleremo uh, più in là. È un racconto più tardo, ma che per le tematiche viene sempre unito appunto a noi. Ma il primo settembre del 39, con l'invasione della Polonia da parte della Germania, scoppia la seconda guerra mondiale e, e Camus si arruola subito, volontario, ma Uh, visto il suo stato tubercolotico viene chiaramente uh, scartato, così si ritrova ad essere lui solo il caporedattore e unico collaboratore insieme all'amico Pia del quotidiano Alger Republicain uh, che a causa delle pesanti pressioni politiche del governo francese diventerà. Le Soir Republicain, qualcosa di più sfumato e di meno algerino. Eh, dalle pagine del giornale lui scrive articoli violentemente antimilitaristi, è tra i primi a denunciare il patto tedesco-sovietico e sul numero del 25 novembre del 1939 appare un suo editoriale sui doveri e la funzione del giornalista in tempo di guerra una specie di manifesto della stampa libera. Un giornalista inglese oggi può andare ancora fiero del suo mestiere, lo si vede. Un giornalista francese, anche indipendente, non può non sentirsi partecipe della vergogna nella quale viene mantenuta la stampa francese. Ci piacerebbe definire qui le condizioni e i mezzi attraverso i quali in seno alla guerra e alle sue costrizioni la libertà può essere non soltanto preservata, ma ancora una volta manifestata. E questi mezzi sono quattro. La lucidità, il rifiuto, l'ironia, l'ostintazione. Possiamo stabilire in linea di principio che uno spirito capace di negare la libertà sia impermeabile all'ironia. Difficile che Hitler, per non prendere che un esempio tra gli altri, utilizzi l'ironia socratica. Eppure l'ironia resta un'arma senza precedente contro i troppo potenti. È una qualità che completa la capacità di dire no. Perché permette non più di rifiutare ciò che è falso, ma di dire spesso e volentieri ciò che è vero. Una verità enunciata con tono dogmatico nove volte su dieci viene censurata. La stessa verità detta scherzando non lo sarà che cinque volte su dieci. Formare i cuori e gli spiriti, o meglio risvegliarli, è il compito modesto ed ambizioso assieme che spetta all'uomo indipendente. E a questo bisogna tenersi, senza guardare più in là. La storia terrà o non terrà conto di questi sforzi, ma questi sforzi saranno stati fatti. Il testo ovviamente viene censurato, non sarà del resto mai pubblicato, anzi da quel momento il giornale viene preso di mira sistematicamente dalla censura. In questo periodo lui sta scrivendo però un romanzo che rispecchia quella frase che vi ho letto dal suo diario uh, qualche minuto fa. Uh, è un romanzo che è una specie di riflessione sulla consapevolezza dell'assurdo che incombe sugli uomini. Questo assurdo che come una divinità malefica uh, fa degli uomini nello stesso tempo schiavi e ribelli, vittime. Carnefici. A gennaio del 1940 Le Soir républicain è però costretto a chiudere. Camus viene licenziato, e anche a seguito di un altro suo uh, articolo violentemente antigovernativo, uh, il governo farà in modo che lui non troverà più un'occupazione come giornalista in nessun altro foglio pubblicato in Algeria. Camus quindi lascia la sua terra natale, lascia Algeri e eh, se ne va a Parigi dove grazie sempre all'amico Pascal Piat trova un impiego in un altro uh, quotidiano, il quotidiano popolare Paris Soir. Prima è bozzettista, poi segretario di redazione, ma si sente a disagio in un giornale che lui trova quasi indegno della sua penna. Intanto la tubercolosi continua a friggerlo e c'è veramente da stupirsi nel vedere come, in tante foto che vi ho proiettato e anche questa che avete sotto gli occhi, come quest'uomo ammalato di polmoni abbia sempre immancabilmente una sigaretta in bocca. E la figlia Catherine, uh, alla domanda. Di un giornalista su questa uh, su questa sua, uh, su questo suo tabagismo, nonostante uh, la malattia, ha risposto: ha sempre fumato mio padre come un turco. Perché del resto privarsene se sai di essere già condannato dalla tubercolosi? E quindi appunto uh, avendo già la malattia, dice: Una sigaretta in più o meno non mi farà male. Lui fumerà uh, tantissimo per tutta. La sua vita. E eh, a Parigi, mentre è redattore di Paris Soir, termina il suo, il suo romanzo, anzi, eh, terminato il romanzo, che tra parentesi è L'Étranger, quindi uno dei suoi più eh, importanti romanzi. Appena terminato il romanzo, si mette a scrivere un saggio, un altro eh, titolo famosissimo della penna di Camus, che si intitola Le mythe de Sisyphe. Il 10 giugno del 1940 l'Italia dichiara guerra alla Francia e il 14 giugno Parigi viene occupata dalle truppe naziste. Il governo francese quindi deve riparare a Bordeaux e capitola definitivamente il 25 giugno. La Francia rimane così occupata per quattro lunghi anni durante i quali viene divisa in una zona militare di occupazione al nord e lungo le coste dell'Atlantico, mentre a sud viene instaurato un governo collaborazionista e la famosa Repubblica di Vichy. Con l'arrivo dei tedeschi a Parigi, Camus ovviamente prende anche lui con la redazione di Paris Soir la via verso il sud, a Clermont-Ferrand, ma dopo pochi mesi abbandona il giornale e, Uh, anche perché il giornale per poter sopravvivere è diventato collaborazionista si trasferisce allora a Lione una zona ancora libera dall'occupazione e dopo lunghe indecisioni sposa finalmente in modo uh, civile il 3 dicembre del 1940 Francine Faure di cui è innamorato ormai da più di tre anni la coppia a Lione va ad abitare in quella che era una vecchia casa di, apporta, di, appa, di appuntamenti. Si sposa anche se lui continua a professare idee contrarie al matrimonio, anche se continua ad avere più di un amante. Infatti, malgrado il suo attaccamento sincero a Francine, sosteneva che il matrimonio è un'istituzione del tutto innaturale per un uomo che vuole vivere a pieno la sua vita con la Francia occupata senza un lavoro nel 1941 a Camus non resta nient'altro che tornarsene da dove arriva da dove veniva cioè in Algeria dove trova un posto come insegnante in una scuola privata a, Oran, a Orano che è la città uh, di Francine dove lei fra l'altro uh, fa la maestra uh, ma nonostante queste vicissitudini lui continua a scrivere e il 21 febbraio del 1941 annota sul suo diario ho terminato anche il midosif i tre assurdi sono così completati intanto mentre in Algeria scoppia un'epidemia di tifo ha in mente tanti altri progetti tanti altri titoli che poi si concretizzeranno anche se confinato lì Orano Camus intrattiene rapporti con il mondo letterario grazie a Francine, la moglie, eh, che mette un po' d'ordine ai suoi manoscritti, eh, completa quella trilogia eh, dell'assurdo che eh, grazie anche a Pascal Piat, il suo amico che l'ha introdotto nelle varie eh, redazioni e che è eh, un eh, amico di Gallimard, riesce a a, a, a entrare in quella che è la casa editrice uh, di riferimento per tanti scrittori dell'epoca è la casa editrice di Marot, di Saint-Exupéry, di Gide e uh, uh, Gallimard uh, viene subito ad essere di quel entusiasta di quel giovane scrittore e pubblica il primo romanzo di Camus e altre come abbiamo visto non hanno raccolte di racconti questo suo Romanzo è forse il suo più conosciuto, L'étranger, lo straniero. Lui ha soltanto 29 anni e nella Parigi occupata il libro vende subito più di 100.000 copie e diventerà con questo romanzo uno dei più grandi filosofi eh, romanzieri del Novecento. Oggi la mamma è morta, o forse ieri, non so. Ho ricevuto un telegramma dall'ospizio Madre deceduta, funerali domani, distinti saluti. Questo non dice nulla. È stato, è stato forse ieri. L'ospizio dei vecchi è a Marengou, a 80 km da Algeri. Prenderò l'autobus delle due e arriverò ancora nel pomeriggio. Così potrò vegliarla e essere già di ritorno domani sera. Ho chiesto due giorni di libertà al, al principale e con una scusa simile eh, ovviamente non poteva dirmi di no, ma non aveva l'aria molto contenta. Gli ho persino detto: eh, Non è colpa mia. Lui non mi ha nemmeno risposto. Allora ho pensato che non avrei nemmeno dovuto dirglielo. Insomma, non avevo da scusarmi di nulla. Stava a lui piuttosto. A farmi le condoglianze, ma certo, ma certo, lo farà dopo domani quando mi vedrà portare il lutto. Per adesso è un po' come se la mamma non fosse nemmeno morta, dopo il funerale, invece, sarà una faccenda esaurita. Tutto avrà presto un andamento più ufficiale. Il protagonista è Merceau, e è totalmente distaccato, estraneo ai sentimenti che un essere umano potrebbe provare alla morte della propria madre. Poi senza nessuna ragione evidente commette un omicidio. Uccide un arabo quasi inconsapevolmente. E qui l'assurdità della situazione, l'assurdo di essere spettatore di se stesso che rappresenta l'assurdità di tutta la condizione umana quella di essere vittima e carnefice dei propri simili e c'è un pessimismo un pessimismo profondo in questo protagonista un'angoscia esistenziale questo suo sottile senso fatale della morte una morte però legata a un forte sentimento di amore per la vita quando Raimond mi ha dato la rivoltella il sole ci è scivolato sopra, ma siamo rimasti ancora immobili, come se tutto si fosse chiuso intorno a noi. Ci guardavamo senza abbassare gli occhi, tutto si fermava lì, tra il mare, la sabbia, il sole, il doppio silenzio del flauto e dell'acqua. In quel momento ho pensato che si poteva sparare oppure non sparare e che una cosa valeva l'altra. Ora il sole mi bruciava anche le guance e ho sentito delle gocce di sudore accumularsi nelle sopracciglia. Era lo stesso sole di quel giorno che avevo sotterrato la mamma e come allora era la fronte che mi faceva più soffrire. Tutte le vene mi battevano insieme sotto la pelle. E a causa di quel bruciore che non potevo più sopportare, ho fatto un movimento in avanti. Sapevo che era una cosa stupida, che non mi sarei liberato dal sole spostandomi solo di un passo. Ma ho fatto un passo, un solo passo avanti. E questa volta, senza alzarsi, l'arabo ha estratto il coltello e me l'ha presentato al sole. La luce ha balenato sull'acciaio e fu come una lunga lama scintillante che mi colpisse alla fronte. In quello stesso momento il sudore dalle mie sopracciglia, sopracciglia è colato di colpo giù sulle palpebre e le ha ricoperte di un velo tiepido, denso. Non sentivo più altro che il risuonare del sole sulla mia fronte e indistintamente... La sciabola sfolgorante, sprizzata dal coltello, che mi era sempre di fronte. Quella spada ardente mi corrodeva le ciglia, frugava nei miei occhi doloranti. E allora che tutto ha vacillato? Dal mare è rimontato un soffio denso, bruciante. Mi è parso che il cielo si aprisse in tutta la sua larghezza per lasciar piovere fuoco, tutto la mia persona si è tesa e ho contratto la mano sulla rivoltella il grilletto ha ceduto ho toccato il ventre liscio dell'impugnatura ed è là in quel rumore secco insieme assordante che tutto è cominciato mi sono scrollato via il sudore e il sole ho capito che avevo distrutto l'equilibrio di quel giorno lo straordinario silenzio di una spiaggia dove ero stato felice. Allora ho sparato quattro volte su un corpo inerte dove i proiettili si insaccavano senza lasciare traccia, e furono come quattro colpi secchi che battevo sulla porta della mia sventura. L'omicidio ha. Ha una reazione apparentemente insensibile, non perché non provi sentimenti, quanto piuttosto perché matura dentro di sé la coscienza che la sua vita non è niente di quello che lui aveva pensato che fosse. Lui è uno straniero a tutto, a tutti, proprio perché si rifiuta di rispettare le regole del gioco che la società gli vorrebbe imporre. Le sue. Eh, lucide, indifferenze, spaventano fino all'orrore la società civile che decreterà la sua morte e la sua inadeguatezza al mondo. Sono la sua calma impenetrabile, la sua mancanza di rimorsi a disorientare tutti. Eh, lui comunque sarà fedele fino in fondo al suo modo di essere, persino. Nella sua cella, ormai vicino alla morte, negherà la sua fede in Dio, si rifiuterà di mentire, urlando la sua rabbia al mondo, respingendo il prete che è venuto per l'ultima confessione. Merceau diventa un mito, quello dell'uomo che non vuole giustificarsi e si distingue proprio perché mentre tutti si comprendono, si vestono degli stessi valori, degli stessi pensieri, per paura anche di restare soli. Lui eh, non ha di queste paure e percorre con, che, con coraggio e coerenza la sua strada imperterrito. Così da un'estraneità totale arriverà un avvicinamento alla morte per arrivare alla fine a una totale comunione, a una simbiose con la natura e con tutti gli esseri umani. Mi sono sentito pronto a rivivere tutto. Mi aprivo per la prima volta alla tenera indifferenza del mondo, la sentivo così uguale a me, così fraterna. Sentivo che ero stato felice e che lo ero ancora. E per sentirmi meno solo non mi restava che desiderare che ci fosse molta gente il giorno della mia esecuzione e che mi accogliessero tutti con grida di dolore. Dopo il successo dell'Étranger. Successo di critica, ad eccezione di uno, Jean-Paul Sartre, eh, Gaston Gallimard eh, fece firmare un contratto editoriale al giovane autore per avere l'esclusiva di tutta la sua produzione. Ma già nel 1942 Camus sputa sangue ancora a Dorano, il suo secondo polmone è intaccato dalla tubercolosi e deve andarsene dal clima umido dell'Algeria del Nord. Uh, sua moglie Francine però uh, uh, è insegnante, deve aspettare che finisca la scuola per poter partire e quindi in agosto raggiungono Pannelier uh, a 4 km da Chambon-sur-Lignon in Auvergne e là vengono accolti dalla matrigna di una zia di Francine, Madame Eutelie, e che ha una pensione familiare dove possono passare l'estate e lui può soprattutto respirare l'aria buona di montagna per guarire dal suo male. Tornerà così dal 1947 fino al 1952 tutte le estati lì a Pannolier. Uh, Cabut uh, fa anche delle insufflazioni, lavora a un nuovo romanzo e anche a un'opera teatrale, Legge Joyce, Proust. Uh, Francine però, arrivata a ottobre, riparte per l'Algeria, deve ritornare a scuola e Camus conta di raggiungerla al più tardi a fine novembre, quando avrà finito di scrivere quello che ha in corso. Ma il 7 novembre del 1942 Avviene lo sbarco alleato in Nord Africa e l'11 novembre, l'occupazione totale della Francia da parte dei tedeschi, che eh, valicano la linea di demarcazione e quindi impediscono a chiunque in Francia di poter uscire. E lui si ritrova così all'inizio dell'inverno bloccato lì in montagna a Panellier, separato dalla moglie che è ritornata in Algeria e chiaramente senza anche un becco di un quattrino. Resterà separato da Francine fino alla liberazione. Il suo vecchio amico collega Pascal Pia è diventato un pilastro importante del movimento clandestino antinazista che si chiama Combat, combattimento, e rappresenta la resistenza militante alle truppe di occupazione. Camus eh, non può che fare qualche minimo spostamento, lo incontra di nascosto a Lione insieme ad altri eh, resistenti e così eh, non solo si accontenta di scrivere qualche articolo, Alcuni articoli che verranno pubblicati uh, su giornali clandestini come uh, quello uh, del movimento Comba, ma uh, si senta di partecipare in modo più attivo alla resistenza. Prenderà anche uno pseudonimo, sapete che tutti i partigiani, anche in Italia, avevano un nome di battaglia, diciamo così. Lui si chiamerà Albert Matte e pubblicherà una serie di lettere. Uh, a un almo, lettere a un amico tedesco, uh, che poi verranno raggruppati in un volume molto più tardi. E intanto sta scrivendo il suo nuovo romanzo. Non ha ancora 30 anni e eh, viene pubblicato un suo saggio, quel saggio della trilogia dell'assurdo, che si intitola Le mythe de Sisyphe. Il mito di Sisyphe. Ancora una presa di coscienza del sentimento dell'assurdo, dei turbamenti dell'animo umano di fronte al mistero dell'esistenza. Ma sarà quindi il suicidio la risposta all'assurdità del mondo? C'è un solo serio problema che valga la pena di discutere, scrive sul suo uh, diario, il suicidio. Dire se la vita valga o non valga la pena di essere vissuta è molto importante perché porta a una serie di risposte che poi sono fondamentali per qualsiasi filosofia. Ma eh, lui già da giovane sul suicidio eh, ci, scherza, eh, ci scherzava, era solito Dio dire: l'unica cosa importante è decidere quale sia la forma più sublime di suicidio. Il matrimonio, un lavoro di 40 ore settimanali o una semplice pistola. Sissifo, nella mitologia, mitologia greca, è un mortale, e lo sappiamo forse tutti, condannato da Zeus per aver osato sfidare gli dèi. La sua condanna è quella di spingere il masso dalla base alla cima, alla cima della montagna. Tuttavia, ogni volta che Sissifo raggiunge la cima, il masso Rotola di nuovo a valle. Ogni volta per tutta l'eternità Sissifo deve ricominciare da capo la sua scalata senza mai riuscirci. Esiste anche il modo di dire, una fatica di Sissifo, per dire che si fa uno sforzo immane per poi ritornare al punto di partenza, ma per Camus dobbiamo invece immaginare un Sissifo alla fine felice perché per risolvere il problema esistenziale serve un'unica cura, quella uh, di avere la solidarietà con tutti gli altri che portano il masso tutta l'eternità e questa solidarietà umana è l'unica consolazione che ci può appunto far andare avanti nella nostra vita. Senza cultura e la relativa libertà che ne deriva, la società, anche se fosse perfetta, sarebbe una giungla. Ecco perché ogni autentica creazione è in realtà un regalo per il futuro. Viene sempre il momento in cui bisogna scegliere tra la contemplazione e l'azione. Questo si chiama diventare uomini. Questo compromesso si chiama accettazione. Ma a me ripugna questo termine. Voglio essere tutto o nulla. Se scelgo l'azione, non crediate per questo che la contemplazione sia per me come una terra sconosciuta. L'individuo non può nulla e non di meno può tutto. È il mondo che lo sminuzza, ma sono io che lo libero e che gli attribuisco tutti i suoi diritti. Al termine di tutto, nonostante tutto, vi è la morte. Lo sappiamo, sappiamo anche che con essa tutto finisce. Il nostro destino sa, sta sempre di fronte a noi. Quanto rimane è un destino di cui solo la conclusione è fatale. All'infuori di questa unica fatalità della morte, tutto, gioia, fortuna, tutto è libertà e rimane un mondo di cui l'uomo è il solo padrone. Sa di essere il padrone dei propri giorni, cieco che desidera vedere e che sa che la notte non ha fine perché lui è sempre in cammino. Il macigno, però, rotola ancora. A questo punto del proprio sforzo L'uomo si trova davanti all'irrazionale, sente in sé un desiderio di felicità, di ragione. L'assurdo nasce dal confronto tra il richiamo umano e il silenzio irragionevole del mondo. Rimane in questo mondo assurdo, ne accusa il carattere caduco, cerca la propria via fra queste macerie. E dal momento in cui viene riconosciuto, l'assurdo diventa la più straziante di tutte le passioni. Il mondo in sé non è ragionevole, è tutto ciò che si può dire, ma ciò che è assurdo è il confronto di questo irrazionale con il desiderio violento di chiarezza. L'assurdo dipende tanto dall'uomo quanto dal mondo ed è per il momento il loro solo legame. Il tempo farà vivere il tempo, la vita servirà alla vita, ma lascio Sisifo ai piedi della sua montagna. Si ritrova sempre il proprio fardello. Sisifo insegna la fedeltà superiore che nega gli dèi e solleva i macigni. Giudica che tutto sia bene. Questo universo, ormai senza padrone, non gli appare né sterile né futile. Ogni granello di quella pietra, ogni bagliore minerale di quella montagna ammantata di notte, formano da soli tutto un mondo. Anche la lotta verso la cima basta a riempire il cuore di un uomo. Bisogna quindi immaginare alla fine Sissifo felice. Camus è un pacifista, è un pacifista che denuncia gli orrori dell'occupazione tedesca ed è vicino al movimento della resistenza, Combat, come abbiamo detto. Uh, si occupa attivamente del giornale. Omonimo che chiaramente circola clandestinamente, e fino al 1947 ne assicurerà la redazione. Ma intanto ha scritto una pièce teatrale, Le Malentendu, Il Malinteso, che rappresenta il suo esordio come autore di teatro, teatro che è la sua vera passione da sempre. La trama del dramma è estremamente semplice, ma anche. Molto significativo. Un uomo che vive oltreoceano da molti anni torna a casa e trova eh, la sorella e la madre vedova che si guadagnano da vivere affittando camere a degli uomini che poi sistematicamente sopprimono. Né la sorella né la madre, però, quando arriva lo riconoscono e nemmeno lui rivela la sua vera identità. Quindi le due gli affittano la camera e alla fine madre e sorella lo uccidono, è stato un malinteso. Nel gennaio del 43 Camus torna a Parigi dove ha un lavoro fisso come redattore presso le edizioni Gallimard e abita una camera d'albergo al 22 di Rue de la Chaise. Fa conoscenza a Parigi con molta gente ma in quella Parigi ancora occupata, Camus incontra l'unique, l'unica, la donna della sua vita, l'attrice di vent'anni, Maria Casares. I due capiscono subito che sono fatti l'uno per l'altra, è l'inizio di una passione divorante. Lei è figlia di un ministro spagnolo in esilio dopo la vittoria di Franco, ha 22 anni. Un'intensa bellezza bruna, stanchi occhi verdi e un'intelligenza pari soltanto alla sua straordinaria capacità di recitare. Infatti, è un'attrice geniale, molto presto acclamata come la regina del palcoscenico dalla critica. Lei, che ha il teatro nel sangue, con quella sua voce rauca quando recita. E lui, che ha 31 anni. È un personaggio quasi famoso, come, come può resistere a questa vulcanica incarnazione della bellezza spagnola? E cosa ha detto Catherine Camus, la figlia, quando ha incontrato anche lei, questa grande amante del padre? Eh, lei e mio padre si assomigliavano, avevano lo, lo stesso amore forsennato per la vita. André Gide, che è fuori Parigi, presta il suo appartamento alla coppia e questi due fanno un po' sensazione nel quartiere di Saint-Germain sotto occupazione tedesca. Tra un giro nei locali notturni, le prove estenuanti della pièce di de Camus, Le Malentendu, dove chiaramente la Casares reciterà il ruolo principale, quello di Marta, i due non si lasciano mai. Scrive uh, sul suo diario: Siamo due trapezzisti lassù in alto, sempre tesi, stretti l'uno all'altra, l'uno tenuto dall'altra e sotto L'abisso. Ed è proprio lì, a saint germain de prés che sul finire del 1943 Camus incontra Jean-Paul Sartre e Simon de Beauvoir. E lui è il papa dell'esistenzialismo e gli parla di una nuova opera teatrale, Huiclos, eh, che vuole mettere in scena e propone a Camus di rivestire il ruolo di protagonista. E come scrive nelle sue memorie Simone de Beauvoir, Camus esitò un poco, ma visto che Sartre insisteva così tanto, alla fine accettò. Nel giugno di quello stesso anno, viene quindi rappresentato al Teatro des Mathurins Le Malentendu, che, però riscuote poco successo, anzi, diremmo quasi che fu un fiasco, il dramma non è stato quasi mai più rappresentato. Camus, però, ormai è sulla cresta dell'onda e ripropone anche altri, uh, altri, uh, uh, altre opere teatrali, fra cui Le Désir attrapé par la queue, Il desiderio preso per la coda, è una pièce scritta da un insospettabile drammaturgo, Pablo Picasso. Uh, I due sono amici già da parecchio tempo. Camus parteciperà sempre alle riunioni nell'atelier di Picasso, uh, che è diventato un vero covo di antifranchisti, -franch uh, i contrari alla dittatura uh, di Francisco Franco in Spagna. La sera del 5 giugno del 1944, Albert e Maria Casares escono per un giro in bicicletta. È però la vigilia dello sbarco alleato sulle coste francesi. I due dovranno separarsi. Sarà alla fine di agosto che Parigi, eh, in sorta, verrà liberata e entrerà con le truppe della Francia libera trionfale il generale Charles de Gaulle. All'insurrezione parigina l'équipe di combat occupa la redazione del Pariser Zeitung, cioè il, il giornale eh, pubblicato a Parigi dai tedeschi, e riesce in 48 ore a far uscire un'edizione un straordinaria eh, di questo nuovo combat libero eh, diretto da Camus e dal suo amico Pia. L'editoriale è scritto proprio da lui, da Camus, che decide però di non firmarlo perché intende uh, fare di quel giornale un giornale collettivo in cui uh, tutti collaborano e a questo giornale poi collaboreranno letterati come Marot, Sartre, Bernanos, uh, Bataille e tanti altri ancora. Inizia così per Camus un periodo di grande impegno giornalistico con numerosi articoli anche per altre riviste. Lui ha 30 anni, è una personalità in vista, è il simbolo di riferimento per molta gioventù e i suoi editoriali sono una guida per i suoi lettori. Mm. Con la liberazione, finalmente anche la moglie, Francine, lo può raggiungere a Parigi dopo una separazione di quasi due anni. Ma quando Francine... Mm. Rientra, eh, c'è un microfono acceso che andrebbe spento. Quando Francine rientra, deve sopportare la relazione pubblica che ormai è palese davanti a tutti tra lui, Albert e Maria Casares. Eh, la prima di tante sue eh, relazioni eh, che saranno appunto che affliggeranno la povera Francine. Francine, infatti. Cerca di reagire come può a questa inaspettata novità, ma cade in una profonda depressione e alvera quasi i sensi di colpa, si sente responsabile per il disagio della moglie, ma non riesce a staccarsi dall'amore per la casa. Intanto pubblica un'altra sua opera eh, teatrale che si intitola Caligula. Uh, I suoi due gatti si chiamavano Cali e Gula e quindi Caligula è sì Caligula ma sono anche i nomi dei gatti messi assieme. È qualcosa che uh, riprenderà più di una volta e che in varie versioni uh, rimaneggerà fino al 58. È forse... Eh, la sua opera teatrale più compiuta è quella che chiude il ciclo dell'assurdo che eh, è, co è composto da un romanzo, lo straniero, da un saggio, il mito di Sisifo, e da un'opera teatrale, cioè Caligola. I tre aspetti della sua uh, opera letteraria, romanzo, teatro e saggistica, è il delirio del potere. L'imperatore Caligola incapace di accettare la dolorosa realtà, decide di sfogare la propria sofferenza in una violenza disumana, ma il suo delirio di onnipotenza, la sua forza distruttiva lo porteranno ad annientare alla fine anche se stesso. Mostro Caligola, mostro! Come si può continuare a vivere con le mani vuote quando prima stringevano l'intera speranza del mondo? Come venirne fuori? <ride> fare un contratto con la propria solitudine no mettersi d'accordo con la vita darsi delle ragioni scegliersi un'esistenza tranquilla consolarsi non è per caligola non è per te non è vero arricchirò le tue nozioni insegnandoti che non esiste che una sola libertà quella del condannato a morte Ecco perché non siete liberi. Ecco perché in tutto l'impero romano l'unico uomo libero è Caligola, circondato da una nazione di schiavi. Sono tutto scosso da conati di vomito. Mi fanno male le gambe, le braccia, mi fa male la pelle, ho la testa svuotata. Ma la cosa più rivoltante è questo sapore che ho in bocca. Non sa di, di sangue né di morte né di febbre. Ma di tutto questo messo insieme mi basta muovere la lingua perché tutto si faccia nero e l'umanità mi ripugni. Ah, che abiezione, che schifo, che senso di vomito! Sentirci crescere dentro quella stessa viltà, quell'impotenza che abbiamo disprezzato già negli altri. La viltà. Ma che importa? Sto per ritrovare quel grande vuoto in cui soltanto l'anima si placa. Il testo è Il delirio del potere, venne rappresentato per la prima volta eh, nel 1945 a Parigi con Gérard Philippe nei panni proprio dell'imperatore eh, romano. Un trionfo che renderà celebre dall'oggi al domani. Quel giovane attore appunto Gerard Philippe molti ovviamente videro un parallelismo tra la follia spietata e sanguinaria dell'imperatore romano e eh, la figura di Hitler che aveva appena cercato di annientare il mondo in un bagno di sangue il dramma va in scena in una Francia nella quale insieme alla gioia della liberazione vanno nascendo anche dei rancori delle persecuzioni Camus sembra sentire tutto il peso degli eventi quasi un'allegoria della resistenza fin lì sopportata rappresentato da allora poi in moltissimi paesi sarà forse il successo teatrale più importante di Camus e in quell'anno il 45 Camus si distinguerà ancora per le sue posizioni eh, politiche condannerà l'uso dell'atomica su Hiroshima dell'8 agosto di quell'anno, anzi sarà uno dei pochissimi autori francesi che si esprimeranno così apertamente contro l'uso della bomba atomica. Intanto in Algeria i movimenti nazionalisti e indipendentisti si sono rafforzati e proprio nel 1945 scoppia in cabiglia la rivolta, la rivolta di Setif repressa poi nel sangue dai francesi e lui finalmente può anche rientrare in Algeria dove per prima cosa va a trovare la madre e poi cerca di condurre per combà un'indagine sui fatti avvenuti in caviglia anche se per lui quel viaggio è quasi uno shock riporta delle impressioni dolorose sullo stato pietose, pietoso in cui è precipitato il suo paese natale. Quando milioni di uomini muoiono di fame, diventa inevitabilmente un problema per tutti. La seconda guerra mondiale è finita, il mondo ha bisogno di normalità, anche per Camus inizia un periodo sereno, il 5 settembre del 45 Francine partorisce due gemelli, Catherine e Jeanne. Camus è al settimo cielo, anche se il neopapà dice agli amici che lui non è il tipo d'uomo che doveva sposarsi. In quegli anni, infatti, nonostante la gioia uh, dei figli, continua imperterrito la, uh, la sua relazione con l'attrice. Spagnola Maria Casarese. È diventato anche un grande amico della famiglia, del suo editore, la famiglia Gallimard, e quell'anno soggiorna a Cannes insieme a loro. Nel 1946 Gallimard poi gli darà la responsabilità di una collana editoriale chiamata Espoir, Speranza che darà l'occasione a Camus di presentare al pubblico francese autori come Simon Weil, René Char, e quest'ultimo uh, sarà un uh, autore con cui Camus intesserà una fitta corrispondenza e poi una grande amicizia. Proprio in quel 1946 però incomincerà a stare a disagio nella redazione di Combat. Uh, e comba infatti versa anche in uh, insormontabili uh, problemi finanziari. Io continuo a credere che questo mondo non ha un senso superiore, ma so che qualche cosa in lui ha senso e questo per me è soltanto l'uomo, perché è il solo a desigere di averlo. In quello stesso anno compie un suo primo viaggio negli Stati Uniti per un giro di conferenze. I giovani studenti americani sono eccitati dall'incontro con questo famoso scrittore. Lui è un attento osservatore della società francese e negli Stati Uniti tiene una serie di conferenze sul pensiero francese. Critica apertamente la dottrina comunista anche se si dichiara politicamente un uomo di sinistra. E ha per guida una giovane, Patricia Blake, che è bella, gentile e riesce a fargli dimenticare l'arrivo inesorabile della vecchiaia, anche se lui ha soltanto 33 anni. Finirei qui per oggi e eh, chiaramente eh, ci rimandiamo a mercoledì prossimo per proseguire questa nostra chiacchierata.